cancelli e più ti resta il segno. Così l'appuntamento di questo sabato 6 dicembre 2014 con l'Happy Hour. Sono 4 minuti passati dopo le 15. Ciao Gianni. Ciao Fabiana Contini. In realtà oggi non è un Happy Hour, un D-Hour. Possiamo cambiare. È asciutta la chicca, giocata così. Benvenuti quindi Alessio, Francesco, Lorenzo, Alessandro, Riccardo e DR Jack con ciao noi. Ciao a tutti. Ciao. Bello, bello, bello. Come va ragazzi? Bene, bene, tutto a posto. Siamo pronti per queste vacanze di Natale, ragazzi. Ecco, dopo vi chiediamo anche come passano le vacanze di DR Jack. Ragazzi, il primo tour sold out, che effetto fa? Andare nel primo tour e vedere i palazzetti pieni, che dire. L'altro anno dove eravamo, ragazzi? Ditelo voi. Non lo so, non ricordo. Stavo scegliendo gli addobbi di Natale in questo periodo. Perfetto. Sì, sì. Anche io e... giocavo con i Lego. Sì. Con i Lego? Posso chiedervi una curiosità? Di solito no, ai concerti vi lanciano qualcosa, qualche gadget, pozzetti. Vogliamo dire cosa? Se si può dire sì. Sabato scorso ad Ancona sono state particolarmente audaci. Ah sì? Ho caricato una foto su Instagram che descrive questo particolarmente. Si può dire? Lorenzo. Sì. Che cosa mi è passato? Mi sono Lorenzo? Ritrovato un reggiseno ai piedi. Ok. L'ho condiviso con Alessio. Era anche una quarta. Però. Sono esperienze queste. Si dice che di solito si ritrovano poi nel camerino d'Alessio, però non so quanto. Non sono così fino a questo punto. Insomma. Senti, allora, nel giro di poco tempo il successo. La TV, facciamo gli auguri, anzi mi dicevi prima sì, Alessio. Vogliamo fare gli auguri a Maria, che è la prima persona che ha creduto in noi e che ha fatto sì che il nostro sogno diventasse realtà, quindi facciamo gli auguri a lei. Fate che è un po' la nostra mamma famosa. Ok, quindi si passa da il live, i pub, sì, gli eventi che si fanno di solito, le band che suonano, la TV e poi i palazzetti nel giro di un anno. Esatto. La mia domanda è, al di là, lei ha già paura, quando si torna a casa c'è qualcosa o qualcuno che vi tiene con i piedi per terra? Ma quando si vede la nostra famiglia, la nostra cameretta, il nostro letto, pensi, ah ecco qua il mio spazio. Tipo, no, tu, torni un po' nella realtà. Siete di Roma, quindi papà e mamma. Ale, va bene tutto, però può essere. No, poi mi è nato anche il nipotino da poco, quindi saluto Cristian, il mio nipotino. Ok. E niente, comunque casa è sempre casa, quindi è il nostro spazio. Un piacere ritornarci. È proprio il tornare a casa che ti fa rimanere con i piedi per terra. Poi comunque la responsabilità sta a noi. Certo. Ovvio. Anche ovvio. Se molte volte il nostro palco lo sentiamo come la nostra casa, dobbiamo dirlo, è questo ragazzi. Questa l'aveva scritta, non ci credo neanche che ti è venuta così, ma neanche... E il Natale invece come lo passate? Il Natale, vabbè, Natale classico in famiglia, sgranocchiare il panettone, è classico comunque. Ok, qui in Emilia Romagna ci sono i tortellini in brodo. Okay. Esatto. Anche a Roma. A Roma, forse lasagna. La lasagna, sì. Buona. Esatto. Posso chiedervi una cosa? Adesso che abbiamo parlato del vostro successo, che è arrivato insomma veramente in modo strepitoso, ma com'è vivere di musica, la vostra passione? Passare dalla musica, che è un hobby, a diventare un lavoro è veramente il sogno della nostra vita. E sembra che questo sogno abbia preso comunque sopravvento. Penso che in questi giorni in cui registravamo il secondo disco ci siamo veramente resi conto che svegliarci la mattina e dover pensare agli arrangiamenti, esatto, a registrare, la cosa più bella. Ok, prima invece che cosa facevate nello specifico? Prima pensavamo al nostro stipendio per fare il manovale o il barista, no? Sì, sì, ma mi interessava proprio i ruoli, cioè uno più triste della storia, insomma, tutto il giorno pala e piccone e caccole di cemento. Caccole di cemento mi piace molto. Parla vicino lì per favore, che si sentono. Poi invece ti ritrovi in questa realtà così fantastica e non puoi che essere veramente felice e ringraziare il cielo tutti i giorni. Anche perché forse capisci che valore ha, forse anche di più, esatto, no? Dopo pale e piccone, come si dice. No? Quindi, esatto. Noi dicono braccia tolte all'agricoltura, spesso e volentieri. Il fisico era una mezza palestra, comunque, per quello che sto così bello muscoloso. Ok, molto mentre... bene. Mentre?
Tu che cosa facevi ma prima? Di lavori svariati, dalla campagna o al cameriere, e comunque penso di poter dire che lo studio e la passione per la musica ognuno di noi l'ha portata avanti da quando era piccolino, quindi certo, non è che le cose accadono vengono così, fuori così tanto per c'è uno studio e anche, insomma io dietro. Penso che anche aver fatto muratore, aver lavorato con il piccone, aver caricato camion alle 4 del mattino ha contribuito a, ad averci portato dove siamo adesso. Certo, è importante, cioè, quindi non è che è un pezzo di vita staccato da adesso, okay, è tutto collegato. Quanto c'è di vita precedente nelle canzoni che fate? Abbastanza, anche perché comunque è anche da poco che siamo stati catapultati in questa realtà tutta nuova. Parlando per me, lavori abbastanza, dal parrucchiere all'idraulico al barista. I particolari piccanti. Il parrucchiere ti è rimasto un po', vedo nel, sì, nel diciamo, look. Vabbè, mio fratello è parrucchiere, quindi si cura lui del mio look. Okay. Però devo dire che la particolarità di questi lavori è che sono stato licenziato da tutte le parti. Sì. Ho il record di licenziamenti. Ma di soprattutto una... dopo pochissimo. La tua durata era? Massimo sui 15 giorni. Di così, lavoro. Il tempo di prova. Esatto. Poi... Il tempo di perdere 300 euro di attrezzi. Di attrezzi dell'idraulico. Le faremo sapere poi. No, questo però sta andando bene. Minacce di licenziamento. Ancora... Ricordo ancora, ricordo ancora la chiamata mia mamma, signora, suo figlio non è portato per questo lavoro. Chi era? Che era l'idraulico, appunto. Ah, ok. Che ricordo un po' la scuola, suo figlio è intelligente ma non si applica. Esatto, un po', esatto, in qualche modo. Allora, sta fra le nuvole sempre. Potrebbe essere. Allora, prima di mettere la prima canzone che avete scelto, anzi no, mettiamo una canzone... Certo. Ah, aspetta, perché su questa, allora, noi eravamo... No, cioè, me la tengo qui dalla Radio Bruno Estate di Bologna, dove c'è stato uno tsunami, praticamente. Abbiamo preso, nonostante ciò, siamo andati avanti lo stesso. La pioggia è uno stato d'animo. Vi rendete conto che avete portato una nera per tutta l'estate, esatto. Oh no, cioè, ora caleremo molto, è brutto. Dovete pagare almeno il caffè a tutta la radio, no, quando parleremo di sole, di spiagge, di mare. Ah ok, sì. In inverno. Esatto. No, tutto l'anno. Ma guarda che sono azzeccato per l'estate. No, in realtà è vero, siete, possiamo dire, vista dall'altra parte, che siete stati molto avanti nel predire un'estate un po' di melma. La pioggia è uno stato d'animo che mi prende quando non sei qui vicino a me. Dirti questa sera, languida è la notte, anche l'atmosfera è giusta per togliermi di dosso ogni peso adesso, oh. Ogni peso adesso. Lascio parlare il mio istinto che non si sa mai. La mia pelle grida mentre il vento bacia già. I tuoi occhi ti accarezza corpo e anima. Corpo e anima, anima. Se vinci chi già loro perso perché resto immobile davanti all'amore, quindi a te. La pioggia è uno stato d'animo che mi prende quando non sei qui vicino a me. E la fine di questo spettacolo questa sera. Dell'intensità di un momento, solo quando è già passato, quando ormai ricordo, le parole passano, ma il mio amore è ancora qua, e tu sei là. Se vince chi fugge, allora hai perso perché resti immobile davanti all'amore, quindi a me. La pioggia è uno stato d'animo che ti we'll be right back.
allora siamo in diretta e oggi il Dear Howard insieme ai Dear Jack, siamo anche, diciamolo, in diretta streaming su radiobruno.it, quindi ci possono anche guardare, dare una spiacciatina, quindi salutate, ciao, ciao mamma. Ciao. Allora ciao, abbiamo mamma, chiesto ciao, agli mamma, ascoltatori di inviare qualche domanda un po' magari particolare, anche imbarazzante, Dear Jack, anche perché ci sono in palio due biglietti per la data di Bologna, ricordo del 14 di dicembre. Allora Alessio, c'è una domanda per te. Sì. Leccheresti mai i piedi di una fans? Allora, cappello qui, iniziale. Ah, ecco. Qui in diretta non vorrei dirlo, però sappiamo tutti che ho un debole per i piedini femminili. Per i piedi. Esatto, quindi insomma, perché no, qualche bacino dolce non, magari ci scappa. Magari dopo un concerto di due ore che è bello. Sì, sì, bello condito. C'è quello, esatto, c'è quello di stagionato che fa. Molto bene, molto bene. Ok, allora abbiamo chiesto ai Dear Jack di scegliere invece il messaggio, sì, che più li ha colpiti, che vince i due biglietti per Bologna. Ricordiamo per tutti gli altri che sono in vendita sia qui a Radio Bruno ma anche su tutto il circuito Ticket, esatto, One. Allora, the winner is... Domanda per gli argenti. Avete mai preso un palo da una ragazza? Raccontate la scena. Io pensavo in faccia, tipo. No, no, perché no, a Roma perché si dice. A Roma si dice. Ho preso un palo in faccia. Oppure tappisciato una ragazza. Ha tappisciato. Che ha detto, sta scrivendo tantissimo. Sta continuando, è un fiume in piena. Mi date una voce sexy. Ciao, bambola. No, ma dai, avete mai preso due di picche? Due di picche, ragazzi. Io non. Pali. Io sono un collezionista di pali. Sì. Lui, dove sono stati presi questi pali? No, no, nel senso. In gergo, giovanile significa due di picca, quindi esatto, siete, diciamo, stati mai respinti. Eh? Non conosce niente. Era un pensiero ad alta voce. Ok. Ma questo continua a scrivere. Sì, sì, è un sacco di okay, sì, in maiuscolo, anche in maiuscolo. Sì, sì, maiuscolo. Hai vinto. Hai vinto. Hai vinto. Basta. Hai vinto. Basta. Allora, questo amico si firma anche? Magari, sì, sì. Ecco, metti un messaggio con la firma. Abbiamo il numero, poi invieremo i biglietti. Va bene, parliamo invece del nuovo album, visto abbiamo ancora qualche minuto. Possiamo dire qualche, non so, svelare qualche anticipazione, se ci sono delle collaborazioni. Sì, sì, allora, torniamo reduci da una settimana di studio per registrare le voci del nuovo album. È stata una settimana intensa, però ci siamo divertiti, possiamo dirlo. E questo album sarà pieno di sorprese, perché ci saranno canzoni non solo scritte da noi ma anche da Checco De Modà, ad esempio. Quindi insomma, ma Checco è praticamente ovunque adesso. Sì, eh? Checco è un gran autore, lo salutiamo, anzi. Ciao Checco. Ciao. Ciao. E quindi insomma sarà un album molto particolare e speriamo che faccia anche il successo del primo, perché comunque dai. Ci avete promesso che c'è una canzone sul sole, eh? Quindi noi la aspettiamo. Sì, dai. Quindi... perché sei... Bisognerà prepararla. Sì, settimana conclusa, ieri il culmine è stata la partita bullying di Dear Jack. Ah, esatto. Sì? Chi fantastico. È il più forte? Io. Allora, Lorenzo, vi giuro, è il più scarso che abbia mai visto. Invece Alessio faceva grandi promesse, ma si è perso. Esatto, ho fatto uno strike e poi niente. Perché io sono ancora arrabbiato. Comunque. Invece Alessandro, zitto. Lui piano piano ha capito la tecnica. È partito gioco, di sì. Cacca e poi è finito... di melma, come esatto, prima. Sono passato all'ultimo. E la scommessa era? La scommessa era chi perdeva pagava. Ho sganciato io. Ho sganciato, ma sono un signore, mi ha fatto molto piacere. Pagava una pedicure alla fans di Alessio. Sì, esatto. prima di. Sentite, allora c'è un Sanremo nell'aria. Sì, si parla tanto di Sanremo in questo periodo. Sì, sì. Vi piacerebbe partecipare? Noi, avete sì, un brano? Stiamo puntando a Sanremo. Abbiamo già inviato l'inedito a Carlo Conti. E la risposta arriverà a giorni. Quindi insomma, speriamo. Vabbè, impegnato che... adesso, Carlo. Sì, ragazzi, esatto. Deve fare le lampade, esatto, per Sanremo, non hai capito? Che capito? Grande Carlo. Ciao, comunque, Carlo. Speriamo che la risposta sia positiva, dai. Siamo speranzosi. Beh, in tal caso ci vediamo lì, perché poi Radio Bruno è sempre presente a Sanremo, esatto, quindi ci vedremo là. Ce la faremo, ragazzi. Ne riparleremo. Mi chiediamo, ma andate d'accordo voi, a parte tutto? Vabbè, lo so, posso che non... dirti di no, però... adesso? Guarda come siamo, no, guarda, no, guarda come l'ho messo. Vi piace stare insieme? Ci meniamo tutto il tempo. Bello, questo invece le camere in albergo. Come decideteli? Quando non sono single sono guai, ragazzi. Partono gli schiaffoni. Stasera dormo con Alessandro. Scelto? Perché così? No, perché siamo fratellini. Perché dormi con Alessandro? Fratellini siamo. Non posso. No. Perché? Dormi con me. Siamo gelosi, sì, pure l'uno dell'altro siamo. Ma io no.
Niente, tutto bene. Io no. Riccardo è il mio angelo. È il mio angelo perché mi sveglia la mattina. Di solito io dormo sempre con Riccardo perché è un po' il mio papà. Il grillo parlante. Ah, sì. Il Riccardo. Più grande che educa il figlio, cioè che è il più piccolo della band. Con pessimi risultati. Con calci nei reni per farlo svegliare. Il grillo parlante fa una brutta fine. Siamo in conclusione, ragazzi. Allora, un consiglio perché voi possiamo dire, no? Facendo gli scongiuri dovuti, ce l'avete fatta. Un consiglio a chi suona. Lo so che non è insomma, per buona spesa non si dice mai. Consiglio a chi suona, vuole proporre la sua musica e soprattutto c'è un po' di pregiudizio anche sui talent, no? C'è certo. C'è chi dice, vabbè, tu arrivi da lì e come musicista sei scarso. C'è questa cosa, no? Sì, c'è molto questa cosa, ma noi abbiamo un po', come dire, fatto l'esempio. Io ho dei musicisti eccezionali alle spalle. Quindi, insomma, questo talent. Dove sono? Ecco. Occhio ai musicisti alle spalle. Tu. E possiamo dire che per noi è stata una palestra grandissima. E un appello ai ragazzi di oggi: ragazzi, buttatevi sui talent perché hanno preso il posto dei vecchi discografici. Quindi, il discografico ti vedeva nel pub, nel locale, okay. Ti faceva il contratto, mentre invece. Adesso i talent hanno proprio preso il posto di queste persone. E quindi e anche oggi abbiamo il web, ad esempio, internet, che è una grande finestra. Vetrina. Quindi, ragazzi, affacciatevi, perché se avete questo sogno si può realizzare. E noi ne siamo la prova. Molto bene. Allora, ricordiamo Bologna domenica 14, Firenze 20 di dicembre. Questa sera invece al Palabam Mantova. Yes. Grazie di Arjack su Radio Bruno. Grazie. Grazie. Storia come Peter Pan. Senti una canzone, chiudi gli occhi, poi ti accorgi, sogna ad occhi aperti. L'isola che non c'è vive dentro te. Ancora non lo sai, c'è vita dentro te. Lo so, non mi amerai, ma i tuoi occhi sono per me. Sei davanti a me.